siglato un accordo d'intesa tra la Regione Calabria e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'avvio di percorsi formativi sperimentali finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore sociosanitario. Il percorso formativo sarà attuato negli istituti professionali per la sanità e l'assistenza sociale della Calabria e negli enti di formazione accreditati dalla Regione Calabria. È una pagina importante quella di quest'oggi, perché al momento noi abbiamo in Regione Calabria 10 istituti professionali con indirizzo sociosanitario, ma che non danno alcuna qualifica, per cui i ragazzi al termine del percorso vengono equiparati ai ragazzi frequentanti qualsivoglia istituto della Regione Calabria. Noi, grazie all'assessore calabrese, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, abbiamo dato dignità agli studenti e quindi agli indirizzi sociosanitari della Regione Calabria. Infatti permetteremo, attraverso un percorso integrato che andrà ad essere realizzato attraverso apposite convenzioni con gli enti professionali riconosciuti dalla Regione Calabria, permetteremo che i ragazzi riescano a conseguire la qualifica di OSS. Il protocollo è un'occasione importante, abbiamo lavorato con la vicepresidente Princi in prima battuta per un primo accordo con DFP in generale e poi abbiamo quindi in seconda battuta visto questo protocollo d'intesa per le figure di operatore sociosanitario, perché era un'occasione importante per la nostra regione per vari motivi. Uno, perché ovviamente il momento storico richiede ovviamente delle figure che abbiano delle qualifiche particolari nel contesto appunto sociosanitario.